E siamo ancora qua a riprendere per l'ennesima volta la statua più vandalizzata di Cremona, quella di Antonio Stradivari, sita in Corso Garibaldi, proprio dinanzi alla casa nuziale del principe degli Utai. Lo avevamo detto, ma non occorreva essere in mago Merlino per indovinarlo. Ai soliti ignoti probabilmente andava bene il riccio in legno del violino spezzato. Era di un altro colore, di un altro materiale rispetto alla statua, quindi posticcio, provvisorio, temporaneo, una giunta, come si direbbe a Cremona. Ma non appena nei giorni scorsi il settore rigenerazione urbana del comune ha provveduto a farlo quantomeno pitturare di grigio per renderlo omogeneo a tutto il resto, riecco i teppisti di Nuova Nazione forse scocciati nel vedere ancora uno Stradivari in ordine. E di nuovo riecco spuntato il ricciolo, sempre lo stesso, in queste ore si è levato con forza il biasimo popolare verso gli autori sempre ignoti dell'atto vandalico, vari epiteti e tutt'altro che lusinghiere levatisi dai passanti, furibondi per questa ennesima barbarie, ma non serve, alla fine il danno è sempre lì, in bella, anzi brutta mostra, ed ora una vicenda di degenerazione urbana sembra sempre più diventare una sfida o una presa in giro, comunque la si voglia vedere, non solo nei confronti dei tutori dell'ordine, bensì della popolazione tutta.